Riguardo la tematica, tu la risposta. Io devo aggiungere solo due cose per vedere il quadro della discarica, ossia, oddio, uno me lo sono dimenticato. Vabbè, uno era la questione anche di Latinambiente, già che ci siamo, perché in tutto quello. Parto dall'altro, se no me lo dimentico. Allora, sulla discarica operano due società, una è l'ambiente alla quale fanno riferimento questi invasi che hanno creato questi problemi, l'altra è Indeco. Allora, Ecoambiente raccoglie i rifiuti della città di Latina, mentre Indeco quelli della provincia. Tolte adesso, prima c'erano anche Nettuno e Anzio, invece adesso loro sversano da un'altra parte. E Aprilia, se ne sono presi loro. No, ma non sversano, loro li trattano solo. La Rita. Allora, a Indeco arriva tutta dei rifiuti che non sono trattati, cioè dovrebbero esserlo per regolamentazione europea, nazionale. Viene conferito tal quale alle discariche. Tal quale, che viene triturato e poi tritovagliato e compattato a terra, che non viene coperto neanche con lo strato di terra con il quale dovrebbe essere coperto. E quest'estate con Vacciano e con gli abitanti limitrofi alla discarica, quelli che abitano su via Monfalcone, siamo andati ed effettivamente succede questo, che arrivano i camion, sversano, viene prelevato il tal quale, messo in un macchinario che tritura tutto e finisce lì. Quindi l'odore è insopportabile e igiene, percolato. Una totale illegalità, quindi. Sì, illegalità. E quindi abbiamo chiamato la polizia provinciale, che tra le righe, neanche troppo tra le righe, ci ha detto che loro non possono fare niente. Cioè, la situazione deve andare avanti così, perché loro non sono in grado di poter fermare questa situazione. E Giuseppe Vacciano diceva: ma lo sapete che adesso noi andiamo in frazione, cioè abbiamo tutte le carte in regola per andare in frazione. Scusa, il nome? Neanche il nome? Sì, ma sono venuti la provinciale quel giorno che noi c'eravamo lì, sono arrivati, si sono fermati per quel giorno e poi hanno ripreso tranquillamente. E quelle persone, che sono nello specifico le famiglie piovesane che abitano davanti alla discarica, loro combattono personalmente da 20 anni col comune che non li ascolta, perché noi la soluzione, siccome quella della bonifica è una cosa che comunque non risolve, sarebbe la loro istanza che chiedono all'amministrazione del comune di Latina. Spiegati la composizione societaria. Sì, arrivo perché poi passa all'ambiente. È di portarli via da lì, perché tanto la situazione oramai è compromessa. E visto che in Deco non possono fare niente, là c'è un inquinamento che comunque Fenton è un cerotto, non è una medicina. E così, e questa è la situazione per Indeco, che comunque riceve conferimenti da tutta la provincia, ripeto. Passando all'aspetto societario, Ecoambiente è l'ultimo, cioè la società finale di una filiera di altre società, cioè parto dal Comune di Latina, che insieme al gruppo Unendo, il Comune di Latina al 51%, Unendo 49%, posseggono Latinambiente, che è la società deputata alla raccolta raccolta differenziata del Comune di Latina, la quale al 51% con il gruppo Cerroni, al 49%, hanno tutte e due, cioè sono i genitori di Ecoambiente. Quindi la società che dovrebbe garantire la raccolta differenziata e guadagnarci fa introiti sui conferimenti di scarica indifferenziata. Che interesse avrebbero a fare? Però la cosa da sottolineare è che abbiamo questo albero genealogico, cioè abbiamo un arrestato nel gruppo Unendo, cioè Colucci, che è stato arrestato a Milano per altre storie di bonifica, un arrestato in Latinambiente che sarebbe Bruno Landi, direttore e amministratore delegato,
un arrestato nel gruppo Cerroni, cioè no, due arrestati, sempre Landi. Sì. Faceva parte di quei 6-7 arrestati. No, Landi e Cerroni, in quanto proprietario del gruppo Cerroni, e di nuovo Landi, amministratore delegato dell'ambiente. Quindi in questo schema gli arrestati ancora non ci sono, solo nel comune di Latina. E quindi noi con un'interrogazione portata avanti al Senato da Vacciano, chiedevamo appunto se si volesse un attimo avere chiara la situazione, anche se c'è qualche responsabilità a livello, anzi non l'abbiamo assolutamente chiesto se comunque il comune possa essere colpevole, però se si andasse a indagare sulle società qualcosa può darsi che verrebbe fuori, ma a vantaggio più che altro della domanda. C'è stata fatta, la risposta è stata data all'immigrazione. Ma assolutamente non. Tanto tempo fa è stata depositata. Un mesetto, una settimana. Avevo chiesto anche verifiche dei bilanci sul fatto che non corrispondano i soldi versati, cioè i soldi impiegati per il funzionamento, i soldi che effettivamente entrano. Cioè quindi in maniera velata loro hanno denotato di guardare che là ci sono infiltrazioni, perché c'è più una specie di lavaggio di denaro, perché quello che entra non corrisponde a quello che viene speso. Vabbè, ma questa è una situazione, cioè, famosissima, cioè, tu probabilmente nel fraccionamento, ma questi sono anni di... Io ci sono anni di... Vabbè, questo è di legalità, e poi adesso un'altra cosa. Ci sono condizionamenti extra regionali? Ci sono parlanti ex presidenti della regione, un altro arrestato eccellente di Griffiths, che sembra negli anni abbia avvantaggiato la società di Cerroni tramite l'Andi, che comunque aveva il suo raggio di influenza all'interno della regione, per fare in modo che molte cose non venissero fatte. Per esempio, adesso da ottobre i comuni sono stati, ai comuni è stato imposto di fare i contratti con i TMB, i centri di trattamento, che comunque invece è una cosa che cioè, la legge lo dice da non si sa quanto tempo. Si vocifera che Onendo, che è l'alta discarica, quella che conferisce, quella che prende per di più tal quale, non ha interesse. Secondo me su quel contratto, su quell'obbligo che ha dato la regione, c'è qualcosa di errato, secondo me. Sì, perché prima si poteva fare un'autocertificazione in cui i comuni dicevano che tutto ciò che conferivano in realtà era, non era a rischio, però non essendoci controlli, poi i comuni cioè, autocertificavano quello che volevano, cioè tutta una storia, però adesso si pensa, parlando con i tecnici, che Onendo, essendo in fase finale, nel senso sta per concludere, stando in fase finale, quindi sta per concludere le volumetrie, possa addirittura preferire di pagare la multa piuttosto che di adeguare o di fare contratti. Questo è come Cubinoro, uguale. Cubinoro è successo lo stesso. Esatto, cioè nel senso noi siamo eclatanti per quanto riguarda l'illegalità, però i buchi normativi che sono nella regione Lazio sono tali e tanti che si dà la possibilità a queste ditte, a questi monopolisti, perché poi adesso cioè, chiusa l'era Cerrone, si sta aprendo un'altra era di monopolismo che insomma il nuovo, ce n'è un'ora e mezzo. Il nuovo, per dire una cosa, il nuovo ministro dell'ambiente è il marito della figlia di aiutatemi, Caltagirone. Il Galletti è sposato con la figlia di Caltagirone, Celeste di Caltagirone. Oh, quindi adesso questa è chi proprio scoop da chi abbiamo un commercialista questa cosa è stata segnalata da alcune persone che ci aiutano. Io sapevo che lui era del CDA di Era, che è la società che è la società toscana che si occupa della, di fare l'analisi epidemiologica. Cioè, quindi per farti capire che si sta creando, cioè finita della Cerroni, si sta creando una nuova era e una nuova monopolistica. Quindi quello che voglio dire è che adesso la situazione in regione è completamente bloccata, ci sono la polizia e i finanzieri che vanno tutti i giorni a reperire documenti su queste cose. Si sta creando un'emergenza volutamente, cioè nella regione Lazio si sta facendo di tutto per creare un'emergenza di rifiuti, per entrare in commissariamento e sorvolare tante situazioni che invece un regime normale dovrebbe seguire in determinate. Io però devo dire una cosa, secondo me, a parte quello che dici tu, c'è una deroga alla norma che hanno fatto per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti.
perché a mio avviso c'è qualcosa che non funziona sul fatto che loro trasportano rifiuti che non dovrebbero essere trasportabili in impianti di DMV. E noi abbiamo fatto anche un'interrogazione sui codici, sul trasporto di rifiuti, magari può spiegare meglio questa cosa. Aspetta, stavo parlando con lui, non si ricorda. Cioè, nel senso, dice, c'è una carenza normativa sul trasporto dei rifiuti e sul fatto che si possano trasportare alcuni rifiuti e altri no. E noi infatti abbiamo fatto un'interrogazione sul cambio di codice. Non è una carenza normativa. No, è il codice genere lo stabilisce il produttore del rifiuto sostanzialmente. La legge parla chiaro, alcuni rifiuti hanno legittimità di girare senza autorizzazioni particolari, come i rifiuti speciali possono andare in giro per l'Europa senza nessun problema. I rifiuti invece urbani hanno, sono gestiti, controllati, autorizzati dalla Regione Lazio. Attraverso gli ATO che non sono mai stati costituiti, la legge regionale. C'è qualcosa. Vabbè, però c'è un unico grande ato. Cioè, secondo me c'è un atto in deroga questo a tutte le norme, anche di buon senso. No, la situazione di Roma è il trasporto. Perché, per esempio, Monte Rotondo, dove sto io, trasporta la parte loro di rifiuti viene trasportata da Albano e attraverso noi il grado addirittura, abbiamo detto. Loro teoricamente non potrebbero trasportare, i rifiuti non possono essere trasportati sui percorsi principali, abbiamo visto solo 150 come, sui percorsi di grande percorrenza. Quindi o c'è, appunto, o c'è una deroga non scritta o c'è una circolare scritta che non conosciamo, secondo me c'è qualcosa che non funziona. Sì, però io sposterei l'attenzione, nel senso che questi qua sono problemi che esistono, certo, ma non sono i principali. Perché comunque le infrastrutture che abbiamo sono queste, se il comune di Formia deve andare a Briglia, alla Rida, dove passa? No, non prende la nave, deve passare la Pontina, oppure si fa la litoranea, ma sarebbe ancora peggio. Vabbè, ma noi no, nel senso come lavoro si può anche rompere le scatole sui particolari. Sì, no, per carità. Cos'è meglio di me? Scusate, intervento, ma devo fare il mio mestiere, altrimenti usciamo fuori i tempi. Allora, riguardo a questa tematica che avete esposto, se voi volevate che ci fosse un dibattito o era soltanto una questione di un'esposizione per informare quello che sta avvenendo e cosa hai fatto da oggi con il tavolo di lavoro. Magari uscissero fuori anche questi punti che poi sono comunque utili a tutta la regione. Perfetto. Perché quello che diceva lui del Iato si ripercuote tutta la regione, perché c'è la tassa al tributo del 20%, non ricordo, che legge 152 sì, vabbè, che fa riferimento all'articolo 205 della 152 del 2006. Praticamente tutti i rifiuti che superano la percentuale stabilita dall'articolo 205, che nel caso dell'anno 2012 sono il 65% della raccolta differenziata, tutta questa eccedenza viene sanzionata del 20%. Perciò praticamente noi Latina, faccio un esempio così molto stringente, che siamo a una raccolta differenziata del 35%, la differenza, questo 30% che noi andiamo a sversare nella discarica, viene sanzionato di un 20% che viene poi acquisito finanziariamente dalla regione. Aspetta, però ti posso correggere, perché questa cosa poi per l'interazione dell'ambiente. Ho cercato di capire, perché comunque non è semplice capire il funzionamento di questa cosa, sì. E dovrebbe essere così. Cioè la regione sanziona gli ATO a loro volta si rifanno sui comuni riprendendo questo 20% che la regione chiede all'anno di riferimento. Però se gli ATO non sono costituiti... Però ci sta nel bilancio ci sta. Ecco, ci però sta. Non, cioè, è una cosa che viene presa e non redistribuita. Guida, capito? Ah no, guarda che quindi, mancano in tutta la regione. Guarda, allora, diciamo, questa sanzione del 20% sui bilanci regionali del 2008, 2009, 2011 è importato come sanzione che viene acquisita per... Sì, ma gli ATO non esistono, perché Latina fa riferimento alla domanda che ci pensa la regione. Non sono stati istituiti gli ATO, perché... Scusate. Però voleva aggiungere una cosa. Non ci sovrapponiamo. Forse stiamo facendo confusione, perché c'è
quella del 20%, che è quella del decreto legislativo 152. Sì. Poi c'è proprio la Regione Lazio, al di là del decreto legislativo, applica, perché per una vecchia, proprio una legge regionale, una tassa per lo scherzamento in discarica. Ed è una tassa che quella viene pagata comunque indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Invece questa del 20% è legata a livello nazionale, è legata al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Chi non raggiunge questi obiettivi, tutto ciò che serve in discarica si paga con la seconda tassa. Che lo stesso rifiuto? Si riferisce sempre alla 152, però. Sì. Sì, comunque sto dicendo, ci sono due tassazioni diverse, una stabilita dalla regione, che viene, che tassa proprio tutto quello che va in discarica a prescindere dagli obiettivi di raccolta differenziata, e c'è questa tassazione stabilita a livello nazionale di maggiorativa, quindi. È la sanzione, sì. È la sanzione che noi paghiamo, la comunità europea, per non rispettare i limiti, e noi paghiamo qualcosa come 28.000 euro, non so di quanto, per questa sanzione. Però una cosa che io volevo dire, che adesso ho letto pure le polemiche di questa cosa delle tariffe del conferimento per i DMP, no? Allora, e così spieghiamo un attimo queste polemiche che secondo me vengono esclusivamente da giornalisti poco informati. Allora, la RIDA ha fatto una richiesta all'Istat per adeguare le tariffe. Cioè, la regione non c'entra niente, è la RIDA che si è rivolta a un organo. Questo, con un ricorso che ha fatto non so quanti anni fa, questo organo ha dato ragione alla RIDA e ha adeguato le tariffe. Siccome la regione è lei che stabilisce le tariffe, ha preso la sentenza e ha detto sì, effettivamente queste sono le tariffe, devono essere adeguate. Adesso la regione l'ha pubblicato sul burl, io ho fatto una richiesta, anzi non ho neanche fatto una richiesta d'accesso agli atti, stavo lì per prendere altre cose, ho visto fascicolo RIDA e mi sono fatta dare le nuove tariffe aggiornate. Però la regione non gestisce i contratti che la RIDA fa con i comuni. Cioè i comuni fanno per il trattamento, sono obbligati a fare il contratto direttamente con il centro di DMB. Una volta che i rifiuti entrano dentro il centro di DMB, che si sono anche diventano le proprietà del centro, e quindi questo nella regione, cioè, non c'entra niente. Cioè, dire che la regione non ha avvertito i comuni, come leggo sopra i giornali, cioè è paradossale. La regione che ne sa, quali sono i comuni che hanno il contratto con RIDA, quelli che hanno con Felice, quelli che, cioè, questo non c'entra niente. Mi direte che si continua a fare una politica devastante sugli appalti. Cioè, nel senso, invece di incentivare la differenziata, quindi io in discarica al TMB all'inceneritore ci porto invece che l'80% di rifiuti, ci porto il 20%, è un altro discorso. Certo. Altro discorso ancora è che i comuni continuano a fare appalti dei rifiuti che non considerano lo sgravio per i cittadini virtuosi che fanno la differenziata. Quindi stiamo attenti quando sentiamo dire no, la regione non ha fatto questo, dove ha aperto i comuni. Sono tutte cavolate, cioè nel senso i comuni gestiscono la raccolta e il conferimento. E la regione non ha fatto che applicare la sentenza che la RIDA ha. Poi stiamo parlando della RIDA, di come lavora, del fatto che abbiamo bisogno di materiali per gli inceneritori, tutto quanto quello che volete. Però non vi lasciate fuorviare dalla disinformazione. Vabbè, capito? Allora, ci sono altri punti all'ordine del giorno. Intervento di Ivana, dopodiché passiamo avanti, così. Scusate, come non sono del settore, una azienda. Una curiosità, per poco capire per il discorso degli appalti, le mafie che vogliono, adesso prima come è stato e poi adesso vogliono cercare di prendere gli appalti per portare via, insomma, vabbè, ho capito questo. Però volevo capire una cosa, per quanto riguarda la bonifica dei terreni, dal momento in cui delle scariche, dal momento in cui verranno tolte, raccolto tutto quel materiale che ci è stato messo, non so se si riuscirà. Il progetto Rabbo di scarica non prevede il momento, cioè, a noi ci piacerebbe che venisse ritrattato tutto. Io parlo dei terreni in generale, no? Sempre loro non hanno nessuna intenzione di farle, va. Loro, per loro la bonifica ad oggi, secondo il progetto che è stato approvato alla conferenza di servizi a cui ho partecipato,
è mettere all'interno di questi pozzi questi solventi che dovrebbero fare il miracolo di ripulire le falde, perché il terreno rimane inquinato, cioè loro non hanno predisposto, è quello che noi chiediamo anche, di predisporre una bonifica anche sui terreni. Allora, io voglio capire questa cosa. Noi come tavolo, diciamo, dell'ambiente, abbiamo già fatto uno studio per capire quali sono i sistemi, eventualmente i sistemi migliori per ripulire questi terreni da tutta questa devastazione. Cioè, ma era solo per cercare. Noi l'idea che ci abbiamo di più è quella di ritrattare i rifiuti che stanno in bonifica. Questo sarebbe. I terreni sicuramente sono difficili da bonificare, perché una volta che. Sì, restano così inquinati. Io non già se riesce a toglierci due interventi sopra, due interventi rapidi, prima il suo e poi il tuo e più via, passiamo alla domanda. Ma io era solo una domanda, se qualcuno sapeva se la discarica di Borgo Montello deve essere soggetta a un ampliamento. Hanno fatto la richiesta, ma per il momento l'ha bloccata. Perché? Perché prima era stata fatta insieme all'AIA, ampliamento di volumetria, ampliamento codice CER e la richiesta? Gestori, entrambi, sia Endego che Ambiente. Endego l'ha ritirata. Endego l'ha ritirata e Ambiente gli hanno detto, guarda, la regione gli ha detto procediamo con l'AIA, dopodiché vediamo, quindi adesso si è proceduto solo con l'AIA, che è comunque rimasta bloccata, ma bloccando l'AIA sicuramente non si procederà a ampliamenti, si è proceduto all'autorizzazione del TMB. Che però per altri scandali sempre giudiziari, cioè la ditta che aveva vinto l'appalto del TMB a Borgo Montello, è una ditta legata alla Unendo, che è la stessa ditta che aveva fatto la bonifica in Lombardia, per cui sono stati arrestati tutti. Quindi diciamo ad oggi è tutto bloccato. Il proprietario di una parte di Latina. Ad oggi è tutto bloccato. Quindi, scusate, ho capito bene, quindi avrei chiuso. Quindi tutto l'incantamento che su quello ha lavorato Giuseppe e se lo poi è andata poi all'interrogazione parlamentare. Quindi sarebbe superfluo a questo punto tradurla in una denuncia penale alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica sta indagando. Perché già sta, perché il fascicolo è già aperto. Sì. Anzi, noi abbiamo difficoltà a reperire altro materiale perché molto. C'è il segreto di cioè è la stessa cosa che volevo dire. Siccome questa famiglia non ci ha acquistato i terreni circostanti, no? Cosa? Questa famiglia? Le famiglie, le opere, le cerrone, altre, hanno già acquistato. Le famiglie, le società. Le famiglie, cioè le famiglie. Ma prendere il valore molto forte. Sentito sul territorio. Sentito, no? Appunto, dico, potrebbe essere utile interessare la magistratura perché mi sembra di fare 2 per 2 4, ha acquistato il terreno, per fortuna è fatto il comune, per un'estensione io ricavo affari su affari, per di più io l'estensione non facendo poca differenziata mando più materiale in discarica e quindi i volumi delle discariche risultano insufficienti, un'estensione che fa guadagnare ancora. Guarda, c'è anche un'altra quindi causa, c'è questo filone. C'è anche un'altra causa che non si capisce di chi siano i terreni. No, dico questo filone cioè, di vendite, di usufrutto dei terreni, cioè veramente la situazione è intricata. Diciamo che però ad oggi la Regione Lazio che sa di a lavorare su Cocci, perché comunque ha bloccato tutto, sia l'AIA che l'ampliamento e le modifiche dei codici, è tutto bloccato, però questo non è una cosa positiva, perché essendo tutto bloccato, la discarica continua a lavorare come ha sempre lavorato, cioè raccogliendo tal quale, non ci stanno controlli, non ci sta bonifica, quindi non è che noi adesso stiamo, cioè speriamo che la magistratura si esprima presto, questa è l'unica cosa che adesso possiamo fare, però non possiamo né interferire, non possiamo avere tutti quanti gli atti, stiamo aspettando che questo tecnico dia il parere, siamo in contatto insomma. Allora, una domanda sua. Premesso che i terreni intorno alla discarica dei Montelli. Mi puoi dire chi sei così? Rita scriva un metafora di Sermoneta, siamo i neonati. Provate a scrivermi, ma non ce la riuscita, poi ci riuscite. Problema. Ne troverai due, di Milano. Due là. Poi c'è le elezioni per caso. Sì. Che bella, ragazzi. Noi siamo quelli che non vorrebbero presentarsi proprio. E allora siete quelli che ci piace. Vai. Allora,
premesso che i terreni siano comunque contaminati, nel momento in cui vengono fatti, o perlomeno sono stati fatti degli invasi nuovi, la piana che è stata spostata da lì, c'è una tracciabilità di dove è stata portata? Allora loro la terra la usano per ricoprire, cioè loro la terra la usano per ricoprire gli strati. Sì, ma nella creazione dell'invaso di allora. Penso che l'ultimo invaso sarà già quella sarà terra contaminata, è contaminata, dove è stata portata? No, no, ma la cioè loro schiavano, ma la utilizzano, cioè la riutilizzano loro stessi per con lo scavo, con l'allargamento dell'invaso hanno utilizzato questa. Comunque non ci danno l'invasi, l'S4 l'ultimo? Sì, quello che risale. Quello di Indego, perché poi. E lui comincia, comunque non sono nuovissimi. S5 di Ambiente, S8 di Indego. Sì, allora, scusate. Sì, dovrebbe essere parte dell'inchiesta che però c'è in procura. È tutto, io ho parlato ufficiosamente con il magistrato, insomma mi sorprende sì. Come l'amministrazione non blocchi, adesso non mi sentirà bloccato, insomma. Allora, come gentile, finisce qui, cerchiamo di chiudere così passiamo al prossimo punto. C'era Carlo che voleva dire una cosa? Rinuncio. Rinunci? No, mettevo anche... Il giambo riesce sempre a... Tocca andare a fuoco sul sistema rifiuti, no? Potremmo parlare in un mese. Andrew? No, solo dire una cosa molto breve perché credo che sulla questione delle bonifiche, io non mi preoccuperei tanto qual è la tecnologia migliore per bonificare, perché le tecnologie non sono tante adesso a disposizione, quando il grave problema è che è stato segnalato già dalla procura di Santa Maria Capua Vetere sul nuovo business delle camorre che si sta e che si stanno muovendo anche nel Lazio attraverso le bonifiche. Quindi sempre perché questa mia comune che ho dei gruppi editoriali, come ben sapete, cioè state con tanto di orecchie antenne alzate, perché con ogni proprietà le società che faranno le caratterizzazioni sono le stesse che vanno a fare bonifiche. L'abbiamo già visto con MB che ha vinto l'appalto. Esatto, quindi abbiamo preso la testa della Valle del Sacco, lo teniamo. Quindi spesso. Io dico sempre che è meglio una messa in sicurezza in questo momento che una bonifica, come stanno le cose. Si mette in sicurezza, si chiude il vano, si lascia proprio così com'è, e poi quando uno è sicuro che chi fa bonifica attraverso pressione d'ossigeno o attraverso energizzazione, o come dice lei, che è una cosa molto difficile da fare attualmente, ma quella trovare materie prime e seconde dalla cosa, prima di fare quello, è meglio assolutamente, questo lo dico ai magistrati, è meglio mettere in sicurezza e lasciarla così. Cioè, io ho parlato con l'assessore di questa cosa e lui mi ha assicurato che qualunque tipo di bonifica verrà affidata, fatta richiesta la misura camerale direttamente alla magistratura, cioè nel senso, siccome queste sono cose che già succedono, già lo sappiamo, non siamo ultimi, pure tutti quanti gli incentivi statali dati su varie tecnologie fotovoltaiche hanno sempre permesso infiltrazioni, quindi insomma lo sappiamo, Lega Ambiente docet in questo campo. E, insomma, lui si è impegnato quando io gli ho sollevato il problema delle bonifiche e dire no, noi ogni qualvolta le sue camerali verranno chieste alla magistratura e tutte queste cose. Cose che non sono mai state fatte poi. No, adesso mi viene in mente una cosa sola, informazione. Verrà depositata una proposta di legge per rendere le misure camerali aperte a tutti quanti nel Movimento 5 Stelle. E magari gratis. Con un livello di trasparenza altissima la proposta di Maio, Zolenzi, non mi ricordo. Ok, allora è passata un'altra ora di fare sempre. Vai. Piccolissimo inciso, visto che è tutto fermo, visto che nessuno può fare, non si vorrebbe fare una campagna di sensibilizzazione per spronare la... No, agiamo al contrario, nel senso lì non si può fare niente, allora arrivano quanti ne arrivano? Troppi, no? Perché se noi siamo abituati a buttare, a gettare di tutto, a sprecare, comprare e buttare. Non si potrebbe fare una bella campagna tosta? Per cominciare a dire ai cittadini facciamo così produciamo qualsiasi cosa poi è buona, però in questo momento di stallo là non si può fare, perché non ci concentriamo a dire
cominciamo a produrre meno rifiuti, che è la prima R, che è la prima R. Va bene, allora facciamo una pausetta di 3 minuti, dai, così passiamo alla costruzione della centrale biomassa di Montigna, sì, chi non so chi deve parlare, ma cioè, era in ordine del giorno, poi si preparasse. No, vabbè, io volevo solo dire una cosa che ha detto Alessandra Anna. Ah, mi ero dimenticato. Dai, è importante, sì. Che, cioè, la cosa fondamentale è tutta la questione di Montello, ma io penso tutta Italia, è che chi raccoglie, cioè, chi raccoglie e gestisce anche la discarica non ci avrà mai nessun interesse a fare differenziata. Secondo me questo è quello su cui dobbiamo lavorare noi. La cosa principale è il mio lavoro, è lui della parte sul testo di cambiamento. Ma nell'interrogazione, infatti, noi avevamo chiesto al comune se non è il caso che la Finambiente uscisse da Ecoambiente. Però noi non possiamo fare più di tanto, perché comunque noi non abbiamo né i dati né la conoscenza né niente di tutto quello che sono bilanci. Cioè, diremmo una cosa che poi azzardata. Che si deve parlare con certezza e con durezza solo quando si sa cosa si sta dicendo. Però la discarica comunque è in mano a chi fa la raccolta alla fine. Sì, però quando, cioè, questo è il come ci piace muovere, muoverci lì dentro, cioè che quando dici una cosa la dici con fermezza quando la conosci approfonditamente, perché poi in qualche modo tu lasci sempre un fianco scoperto a chi poi te la può girare contro. Quindi non l'abbiamo messa veramente, tanto il comune non coglie e non coglierà finché non c'è un'indagine. Ok, facciamo questa pausetta, una domanda rapida. Allora, sono rimasto all'ordine del giorno, adesso scusate. Allora, centrale a biomassa a Pontinia, poi c'era la turbogas di Aprilia, poi chi voleva intervenire per dare per casi specifici o problematiche che sono comunque inerenti il tavolo ambiente, lo può fare tranquillamente, però chi deve andare via magari non lo diceste, passasse la mano, poi... Se lo dici così non sembra più come se... L'ho fatto apposta! Senti una cattiveria potrebbe essere anche meglio! Lasciate tutti le mani così! Ah, io faccio una proposta, visto che noi dobbiamo andare via per chiudere il banchetto, magari uniamo il discorso biomassa, turbogas, cioè magari facciamo un accenno a chi sa meglio le cose, quindi credo così a occhio Pasquali, no, no, c'è sta... nostro re, c'è Zuccaro che Andrea e stai passando via per quanto riguarda la punti, magari facciamo il formato perfetto, perfetto, d'accordo. Allora vai, a te la palla. Ciao, sono Andrea Zuccaro del meetup di Pontigna, sarò velocissimo. Nel 2003 la società La Cavazzi Green Power presenta un progetto di una centrale a biomassa nel comune di Pontigna, una centrale di 20 MW. Biomassa significa che brucerà legna vergine o comunque legno, è un grande camino che brucia legno e produce corrente da questo calore prodotto. Nel 2007 subentra la Pontigna Rinnovabile a questa società che porta avanti il progetto, infatti è dal 2007 che stiamo effettivamente combattendo a Pontigna per fermarla. Noi siamo contrari a questa, sia come meetup ma pure prima come movimento che si era formato di cittadini, insieme al comune di Pontigna che comunque è sempre stato contrario anche lei a questo progetto, per le dimensioni di questa centrale, perché è una centrale di 20 MW. Significa che secondo le loro stime brucerà 270.000 tonnellate annue di legno vergine. Ora il problema è che nel Lazio, anche se tutto il Lazio porta sfarci di potatura, non riesce ad alimentare questo camino. Infatti anche loro lo dicono chiaro e tondo che il 70-75% è cippato già pronto da bruciare. In Italia o comunque nel Lazio non c'è un'industria che fa una cosa del genere, quindi probabilmente arriverà tutto da fuori dal web, diciamo dall'Amazzonia o dai paesi dell'est. Quindi si parla di 30-40 camion che ogni giorno percorreranno le nostre stradine di campagna. Oltretutto, ecco, proprio perché campagna, la centrale sorge in un'area industriale effettivamente, però lì è in piena campagna Pontigna. Oltre a queste tonnellate, oltre a queste decine di camion che arriveranno, ci sarà pure il problema delle ceneri.
Loro calcolano in 35-40 tonnellate di ceneri al giorno prodotte da questa centrale, di cui 25-30 di ceneri pesanti che hanno tutto un percorso loro particolare per essere formati. E loro nelle loro note tecniche parlano di molti agenti inquinanti che verranno depositati a terra, però secondo loro non saranno così alto il loro valore da creare problemi all'agricoltura. E questi sono i loro progetti. Diciamo, noi come Meetup volevamo organizzare un convegno, chiamando magari qualche esperto. Uno potrebbe essere c'è il professor Corti, che conosce Pasqualino e qualcuno di voi qui, oppure il professore Federico Valerio, che è un professore che è stato contattato pure dal comune di Contigna e che ha curato uno studio sui tumori nel comune di Contigna, che il comune ha presentato durante i vari tavoli istituzionali, in cui in questo studio il comune di Contigna portava avanti la tesi che la percentuale di tumori nel comune è così elevata da non giustificare un altro impianto come quello a biomassa. Il comune ha fatto pure la sua proposta e chiede che l'impianto sia di 1 megawatt, perché questa è la quantità di materiale verde, di materiale legnoso che si può trovare nella filiera corta della entro 1 megawatt o 1 megawatt? 1 megawatt. Ha detto massimo potete farlo di 1 megawatt, il comune. Questo ha sempre portato avanti questa linea. Infatti tant'è vero che ci sono voluti questi anni per avere l'autorizzazione a questa centrale, perché il comune è stato sempre contro, quindi prima gli ha dato la provincia l'autorizzazione, poi è passato in regione, anche in regione il comune è andato sempre contro, quindi diciamo la matassa è stata di banata dal Consiglio dei Ministri. Di parata dal Consiglio dei Ministri, che nel luglio del 2000 dell'anno scorso ha detto che questa centrale si può fare, basta che mette in pratica tutte le prescrizioni messe in campo dai vari enti, principalmente provincia, per la regione si può fare. E, noi siamo contrari. Andrea, non di bene questa cosa, cioè nel senso che l'autorizzazione è stata direttamente dal Ministero, cioè nel senso. Sì, dal Consiglio dei Ministri. Hanno visto il parere favorevole della regione se la società tempera tutte le richieste fatte. Allora, questa è una cosa che noi dobbiamo spiegare bene, cioè gli enti non danno pareri favorevoli o negativi su quanto riguarda le centrali, cioè lì la conferenza dei servizi non si dà mai un parere favorevole o contrario. Cioè loro dicono questi sono i problemi perché non hanno la possibilità di dire, soprattutto per quanto riguarda le biogas e le biomasse che non sono di competenza regionale, loro dicono questi sono i problemi, cioè voi dovete risolvere questi problemi, e diciamo che sono problemi irrisolvibili secondo noi, perché il problema dei camion, l'inquinamento, tutte queste cose, i materiali di recupero, quindi diciamo che la noi pensiamo appunto ci sia l'intervento massiccio dei finanziamenti che vengono dati a queste ditte, che però sono finanziamenti statali, quindi comunque c'è tutto un accordo fatto dal Ministero. Sì, loro, ditta, infatti questa ha vinto un bando, questa ditta, la Contigna Rinnovabili, in base alla legge 488 del 92, ha un finanziamento ancora assicurato, mi sembra, di 8 milioni d'euro per costruire questa centrale. Per la costruzione, non so se è tutto a fondo perduto. Vabbè, poi prenderai incentivi, certificati verdi, no? Queste sono le cose qua. Comunque noi siamo contrari, soprattutto perché a nostro avviso questo camino andrà a bruciare rifiuti. Noi ne siamo abbastanza convinti, perché già nella prima presentazione del progetto fatta a Latina, nella provincia di Latina, allora hanno già inserito i codici per i rifiuti, per poter bruciare rifiuti. La provincia di Latina gliel'ha fatti togliere, gli ha detto no, sei un inceneritore, l'iter non parte proprio. Loro l'hanno semplicemente cancellato questi codici. E un altro indizio è il fatto che di questo progetto per 2-3 anni, dal 2010 circa, non se ne sentiva più parlare, loro hanno perso ricorsi al TAR, hanno chiesto 8 milioni d'euro al comune, però l'hanno perso perché secondo il TAR il comune fa bene ad andare contro, eccetera. Noi pensavamo che era morto lì. E invece è ritornato fuori l'anno scorso praticamente.
E quindi secondo noi qualcuno sta spingendo questo progetto per poi farlo diventare, in nome della solita emergenza rifiuti, un inceneritore di rifiuti, non tanto di biomassa. Ecco, quindi noi vorremmo fare questo incontro e poi ci dovrebbe stare, poi sicuramente si dovrà arrivare a una mobilitazione, perché a loro manca l'ultimo tassello, che è l'autorizzazione unica. L'autorizzazione unica, secondo il tecnico del comune, che è Giorgio Lebralato, molti qui lo conoscono, arriverà a breve, perché a breve ci sarà al tavolo, perché loro hanno depositato in provincia il nuovo progetto con tutte le prescrizioni, infatti ha pure lui fatto un post. E basta, è questo qua. Scusa, domanda, sai se questo è sotto via o solo sotto AIA? Solo sotto AIA, sono riusciti a non essere, a avere il parere non assoggettabilità. Non assoggettabilità. Al via, però l'AIA, la regione, io. No, non lo Stato. Non la lascia, cioè. È lo Stato, io. E domanda, allora, le aree vincolate, là ci sono aree vincolate? Vicino ci sono due ZPS o zone SIC, sono i laghi dei Gricilli. No, ZPS 1 SIC, no. Insomma non mi ricordo, già. È importante, sai. No, ci sono sia SIC che ZPS. Sono problemi con SIC. SIC, entrambi. Per chi non lo sa, spiegate che sono. SIC è un sito di interesse comunitario, ZPS, zona a posizione speciale. Mentre sarebbero dei siti naturalistici. No, perché sai cos'è? Cioè, sì. Abbiamo avuto un grosso problema a Cubinoro, abbiamo dato veramente fastidio perché abbiamo trovato una circolare del Ministero che vietava qualunque interferenza tra le SIC per l'immigrazione interna degli uccelli. Quindi potrebbe, perciò chiedo, perché molte volte piccoli scavataggi, io poi guardo molte volte i piccoli scavataggi possono diventare strumenti per dare fastidio, almeno per dare fastidio, poi molte volte. No, questo è stato sempre visto, è stato sempre sottolineato questa cosa qua. Ci stanno i laghetti dei Gricilli, i laghi del Vescovo, c'è cioè il Monte Leano di Terracina. Che è vicino, non confina anche col Parco Nazionale del Circeo. E sta a 20 km dal Parco Nazionale del Circeo. Anche meno. Però finora noi con le osservazioni fatte ultimamente, la cosa particolare è che loro non hanno a disposizione il terreno dove costruire questa centrale. In pratica loro l'hanno comprato, perché il terreno è del consorzio industriale Roma Latina. Loro l'hanno comprato, è loro. Però, come ci spiegava Giorgio Il Palato, loro devono avere la titolarità. Quindi loro hanno fatto richiesta all'epoca di avere la titolarità, hanno pagato una quota, l'hanno rinnovata finché si poteva rinnovare perché il progetto non partiva, però l'anno scorso, non avendola più rinnovata, il consorzio stradale ha detto il terreno non è più nella vostra disponibilità. Dovete ricominciare tutto quanto. Ecco, allora noi infatti ci chiedevamo, e magari ecco, volevo parlare pure con voi, se non lo so, l'assessorato regionale può fare qualcosa con il consorzio industriale per evitare che insomma il consorzio industriale non gli ha dato la disponibilità del terreno, perché loro, da come ci ha detto Giorgio, dovrebbero versare tipo 45.000 euro al consorzio industriale, però non lo fanno. E quindi non si capisce come loro stiano andando avanti a fare le opere secondarie, perché loro hanno già fatto un avviso in cui cominceranno dei lavori senza avere la disponibilità del terreno. Allora, hanno chiesto pure l'ampliamento del prodotto. Lui ovviamente ci deve essere, ci deve lasciare, però aveva intenzione di raccogliere i riferimenti, quantomeno diciamo, delle persone che per ogni meetup si occupa del relativo tavolo ambiente, immagino, no? Così almeno, e quindi se gentilmente vi avvicinate qua e chi per il momento chiamiamo i referenti, e ricordate il punto di contatto, nome, cognome, telefono e mail, in modo tale che poi se ne va tranquillamente avendo i BTC. Io ragazzi purtroppo devo lasciare perché devo fare una traversata e ciao, di vari chilometri. Vorrei ringraziare Angelo che diciamo che si adopera per cercare di coordinare una tematica. Questa cosa, e tra l'altro questa cosa che è parlata da pochi mesi. Auguri, grazie. Quindi, comunque, prima. Guarda, mi faccio un secondo. Grazie, che adesso ci parlerà della Turbogas di Aprilia, dopodiché
prima no, prima di chiudere passano la palla a Roberto. Parla anche Roberto, ma potrebbe arrivare locale. Vai. Buonasera, ci abbiamo presentato lui. Devi dargli aprire, sì. Alcuni aggiornamenti sulla TurboCast, perché tanto questo impianto l'hanno fatto, sta lì già cioè, da qualche anno, funziona al suo minimo, perché hanno veramente dei problemi per spengerlo, hanno bisogno di autorizzazione, quindi lo tengono al minimo come se fosse in sospeso. Le ultime conferenze di servizi che ci hanno dato un chiaro segno che non c'è nessuna volontà nel riesaminare le autorizzazioni concesse, senza prendere in considerazione le osservazioni e le controdeduzioni portate in visione dal gruppo dei Notturbocast, dal Comitato dei Pendolari e purtroppo anche da Lega Ambiente, che applica sempre il suo doppio gioco per stare sempre dove non dovrebbe stare. Comunque. La scorsa estate siamo stati gli unici a sapere tramite alcuni amici che sarebbe venuto il ministro Zanonato in visita alla centrale di Urbocast. Quindi ci siamo un po' allarmati di questo fatto e ingenuamente abbiamo pensato che questa visita fosse dovuta al fatto dei numerosi sforamenti oltre i limiti di legge per la nitride solforosa, che poi non so se la conoscete, una materia che fa contatto con l'aria si trasforma in vetriolo e quindi non è una delle cose più belle che aspiravamo ad avere. Comunque, come dichiarato dalla Sorgenia sul sito del Ministero, questo perché è dichiarato sul sito del Ministero? Perché non esiste una rete di monitoraggio, di centraline di controllo come previsto dal VIA e come previsto dall'AIA. Su questi documenti sono state previste delle cose e poi dopo non sono mai state fatte. Noi sono anni che cerchiamo, anche tramite i nostri amministratori comunali, di sollecitarli a farvi vedere questi accordi che si erano presi, però sembra che l'amministrazione non sia così interessata, sembra che parlare con quelli della Sorgenia sia sempre un pericolo, un problema di rimanere incastrati in qualche cosa. Comunque noi lo seguiamo molto attentamente questo sito e abbiamo visto che loro hanno dichiarato più volte degli sforamenti nell'arco di 3 mesi e ci sono stati circa 9 sforamenti su questa anidride solforosa e quindi hanno pensato che erano venuti per quello, anche perché sul sito la stessa Sorgenia chiede al Ministero di abolire i limiti di legge previsti, non solo che loro li superano e fanno come vogliono alla popolazione non è permesso sapere. E quindi poi ci siamo resi conto che non erano lì per chiedere le migliori tecnologie applicabili come viene richiesto sempre nell'AIA, ma proprio la richiesta è stata fatta ufficialmente sul sito del Ministero dell'Ambiente. E poi giusto un po' più tardi invece ci siamo accorti che loro non erano lì per quello, erano proprio per altro, per qualcosa di più grande. E quindi qualcosa di più grande era questa sorta di accordi economici per agevolare questa società che è in crisi. Quindi per continuare a ricevere agevolazioni di tipo economico da parte di questo gruppo CIR e del loro padrino, il signor Carlo De Benedetti, appunto. E noi deve ricordare che era la tessera numero uno del PD, ma lo ricordo. Eppure è un uomo fallimentare in tutte le sue esperienze industriali che ha avuto in Italia nella sua vita. Quindi è un esperto parassita delle ricchezze dei contribuenti. È anche finanziatore delle azioni di Lega Ambiente, il loro sponsor apripista dell'energia insostenibile ed ispiratrice e portavoce del mondo della biomassoneria. Insomma, una grossa delusione ci aspettava nel vedere inserito nel pacchetto del patto di stabilità questo ulteriore regalo concesso al partito, dal Partito Democratico.
alla faccia dei contribuenti che devono stare in crisi obbligatoria e perenne. Un bel regalo essere esonerati al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti ai comuni dove sono installati i loro impianti. Infatti Modugno, Termoli, Lodi e Aprilia non vedranno neppure un euro, e si trattava circa di 200 milioni di euro per comune. Scusate, 200 mila. E di questo passo noi pensiamo, se continueranno ad aspettare questi comuni così come oggi, non vedranno neppure quelle forme di compensazione previste per legge, previste e dovute per legge. Si tratta di una miseria, insomma, del 19 centesimi ogni megawatt prodotto, quindi non c'è, insomma, non è una grande convenienza per noi cittadini farci intossicare per 19 centesimi, insomma. Comunque anche questa TurboGas della Sorgenia, abbiamo già fatto un'interrogazione regionale insieme a Gaia, che è già andata via, peccato, e non abbiamo avuto risposta, perché ci troviamo davanti a un muro di gomma che è la giunta Zingaretti, dove qualsiasi cosa noi si propone o si interroga, né ci rispondono, né, insomma, niente, un muro proprio. E quindi è sempre sotto le nostre richieste. Noi stiamo cercando di trovare quali altri metodi per appunto cercare di fare qualcosa con questa regione, visto che è lei che spesso ha dato le autorizzazioni a questi impianti, anche se poi le conferenze di servizi si sono svolte presso il Ministero. E un'altra interrogazione parlamentare in corso d'opera con la preziosa collaborazione di Michela e della senatrice Ivana qui presente, nella quale si evidenzia la mancanza di tutela sanitaria. Non viene garantita neppure la via elementare prevista dall'autorizzazione integrata ambientale o dal VIA. Una serie di obblighi per la Sorgenia, tra cui monitoraggi della qualità dell'aria in compartecipazione con l'ARPA, quale ente garante. Erano previste 3 centraline in grado di rilevare le polveri sottili e altri elementi chimici dannosi, consentendo un'informazione trasparente e in tempo reale, ma questo non è mai avvenuto, quindi è rimasto così, sospeso nell'aria, cioè ci hanno illuso con il fumo, come si dice quando dicono che buttano il fumo agli occhi. Questa è proprio la situazione giusta. Scusate, cosa è una domanda? Sì. Io non so dove è collocata questa... Sono vicino a Aprilia o un pochino fuori? 5 chilometri fuori da Aprilia. Sì. Però se vuoi gli dico pure che sta a 500 metri dalle scuole elementari e dal primo centro urbano che si chiama Campo di Carne. Quindi sì, vicinissimo, diciamo a 60 metri dalla linea ferroviaria, che insomma abbiamo fatto noi queste osservazioni al Ministero, però non sono servite a nulla, appunto c'è una volontà di volerla fare, anche se l'avessero fatta sulla ferrovia stessa avrebbero utilizzato di qualcosa. No, una cosa importante è che è vicino a una fabbrica di pesticidi, ovviamente. Ci arrivo. L'industria chimica vicino a un'industria. Ci arrivo. La centrale elettrica è stata stabilita addirittura che la TurboGas di Aprilia è in grado di far aumentare di 2-3 gradi la temperatura dell'ambiente circostante, quando si tratta di certo. Quindi così è un'industria chimica pericolosa, di ricerche a un'industria, a qualcosa che genera calore. Ma è una bomba di orologeria, ed è strano che effettivamente un'azienda del genere in queste condizioni, vicino alla ferrovia, vicino a una strada, vicino anche alle città finali, non sia stata definita azienda a rischio di levante. Come se fosse nulla, cioè, per essere precisi, diciamo che noi nelle osservazioni abbiamo fatto presente che questa azienda potrebbe essere assoggettabile a rischio di incidente rilevante. Anzi, l'interrogazione ha pensato di rimettere l'argomento in modo generale, quindi chiede al Ministero di sospendere, cioè di levare totalmente questi incentivi a tutti i tipi di produzione energetica che non sono libere da emissioni, perché queste vanno a colpare dentro le rinnovabili, ma in realtà è semplicemente una combustione con produzione energetica.
energia, quindi non c'è nulla di pubblico dentro. E quindi di eliminare probabilmente i 6 e diciamo girare anche una domanda al Ministero della Salute, cioè nel nuovo patto della salute che stipulerà con le regioni, di eventualmente rendere obbligatorio il registro rumori regionale, perché tipo nel Lazio c'è ancora la Latina. E l'ultima volta il registro rumori di Latina ci ha risposto e ci ha detto che loro operano, però hanno dei grossi ritardi nell'elaborare dati, hanno grosse difficoltà perché devono, purtroppo c'è una grossa migrazione sanitaria verso Roma. Quindi loro quando devono trattare i dati della popolazione di Latina, ovviamente i dati strutturali, li devono recuperare in giro della regione, non essendoci capillarità e il coordinamento, che dovrebbe essere poi gli ospedali a trasmettere i dati ai pazienti trattati. Se ci fosse una rete regionale integrata sul territorio potrebbe scambiare le informazioni facilmente da prenderlo tutti. E poi chiedere anche, in tutte rendere obbligatorio tutte le regioni, quindi dove ci sono anche questo tipo di servizi più. Anche delle indagini epidemiologiche mirate e fatte con dei parametri che siano omogenei e coerenti con i parametri europei, perché ho visto che c'è un ente europeo, un'agenzia europea che si occupa degli aspetti appunto sanitari in un certo senso, quindi l'impatto sulla popolazione degli inquinanti e quali vari, che quando deve elaborare i dati a livello europeo a ogni nazione chiede i dati a disposizione lei. Quindi logicamente quando chiede i dati all'Italia, l'Italia deve essere già pronta alla richiesta di questa tipologia di dati. Quindi se noi già abbiamo degli studi nostri che sono omogenei, infatti con parametri compatibili con quelli europei, è anche una facilitazione a diciamo alla collaborazione a livello europeo, ma nello stesso tempo non abbiamo degli studi particolarmente studi, di quale ad esempio valutare l'impatto ambientale in una zona con la mortalità che è la cosa più stupida a livello statistico che si può fare. E basta, queste sono le domande principali. Bene, allora e per concludere passo la parola a Roberto, così ci informa di un. Buonasera, io sono Roberto Carlari, faccio parte del Comitato Non Biogas di Punto Santa Maria. Ovviamente io abito di fianco alla prima e unica centrale a biogas del comune di Latina. Non so se ne avete sentito parlare, forse sul giornale, sì, eccetera. Sorvolerei comunque sugli aspetti, diciamo, dei disagi quotidiani che subiamo e sull'utilità effettiva di questi impianti che ben conoscete, insomma. No? Per far solamente presente quello un po' dell'aspetto che ricalca poi tutti gli altri impianti. Cioè noi ad oggi non sappiamo che cosa effettivamente esce da quel camino. Cioè l'ANPA comunque ha fatto 3-4 volte le analisi, ma non ha mai detto che cosa effettivamente esce. Questo è in sintesi la situazione. Tutto qui. E guarda, se ti hai fatto scegliere tempo. Ci sono tre denunce penali. Tre denunce penali dell'avanzata del comitato? No, tutte, due da l'ANPA e una dal Comune Latina. No, avanzata da chi? Però non sappiamo, nulla di queste dell'esito di queste. Scusate, anche la stessa Bernadette ha chiesto che tu hai chiesto agli altri. Giustissimo. Se tu vieni al tavolo ambiente, tu vieni, racconti bene questa storia. Anch'io conosco, in effetti. Noi abbiamo contattato un avvocato, un luminare di Roma. No, lascia stare. Poi ci siamo fermati perché noi abbiamo tutti gli elementi. Ma gli avvocati, parla figlio di avvocato. Ho capito che non capisco. No, ma precedere quello. No, ma gli avvocati sono. Io sono estremista. No, gli avvocati sono in mezzo. Poi. Cioè, se abito devi comunque. No, se tu tracciare. Noi qui abbiamo un tavolo ambiente con tanti valenti, tanti gamba. Vieni qui, racconti questa cosa e magari esce fuori un'interrogazione da portare a portavoce che possono chiedere per quale motivo non si è mossa ancora nulla. Si è mossa la signora Bernadella, ha chiesto tutti i documenti all'ARPA, gli hanno mandati. No, possiamo fare altre valutazioni anche per. È un invito a venire al tavolo. È un invito, esatto. È un invito anche per aggiornarci sulla situazione, verificare anche tra le Gaia. Sono due anni che sto combattendo, diciamo, da solo contro questa l'Unione fa la forza, anche perché per esempio io non sapevo, abito Latina,
però non ci sono altri progetti. Leggo il giornale, la teniamo oggi quasi tutti i giorni. Ci sono altri progetti in ballo, non c'è la Sermoneta, ho sentito Sabaglia, Sabaglia, Firenze. Vabbè, e niente. Fabio, volevi aggiungere una cosa? Scusate. Sì, appunto, due cose che si lasciano. Che non sarà solo questa, credo che la regione, scusate, però non sono sicuro che la regione ne abbia autorizzati altri 5 impianti come quello in tutta la regione. La Borgo Santa Maria. No, la regione non ci sono, La provincia ne ha autorizzati, mi pare due a San Paolo e due a Pontinia. Adesso praticamente la valutazione non serve più perché vanno con tipo la via comunale, quindi iniziano a lavorare. Anche a Maenza. A Maenza c'è costruzione. Sì. A Maenza c'è costruzione. Ritornando alla TurboGas, volevo chiedere a Francesco, tu all'inizio hai detto che stanno in crisi, stanno a difendere. Allora sì, fanno dico che loro stanno in crisi e fanno, diciamo, demosinando lo Stato nuovi incentivi per portare avanti la loro produzione. E noi l'avevamo preventivata questa cosa già prima della costruzione, perché se eravamo domandati, ma se parte un fotovoltaico, inizia a entrare energia alternativa nel campo del mercato elettrico, della borsa, nel mercato elettrico, e loro che vogliono produrre questa energia elettrica e invece spenderanno dei soldi, perché comunque il gas, anche se lo prendono a prezzi industriali o di favore o come volete, comunque sempre un prezzo che devono pagare, quindi il loro prodotto sarà sempre più costoso di un fotovoltaico che basta che prende del sole o comunque basta l'investimento iniziale, poi non ha bisogno di essere integrato per fare una produzione di corrente. E questo è successo, che nel mercato l'energia che producono questi impianti non è ben accetta, non la vuole nessuno, anche perché poi il mercato italiano è pure vincolato da altri tipi di energia che vengono da centrali nucleari estere, eccetera. Quindi, diciamo, comprare con energia è come comprare un prodotto che ti costa di più e non, in questo momento non va bene. Che succede? In Italia tutti quanti gli imprenditori che hanno qualche azienda, quando va male falliscono. Invece questi si sono abituati che il loro fallimento deve essere sulle spalle dei contribuenti. Cioè loro in questo modo non falliranno mai. Uno, perché già rientrano nella legge che a base di buyer payment, tutte queste cose in inglese per non farci capire bene che la capacità di pagamento anche se tu non produci. In poche parole, che è successo? Gli hanno accordato una sorta di classificazione di azienda di importanza nazionale che nel caso mai scoppia una guerra, sai di quello che succede, questo impianto può funzionare, mettersi lì e produrre energia elettrica a volontà per tutti. Quindi loro non possono spengerla e basta, perché poi avrebbero bisogno delle 1000 autorizzazioni in caso di riaccendere, quindi la tengono così al minimo. Però i soldi comunque loro li ricevono lo stesso, e non solo che prendono questo capacity payment, ma in più hanno chiesto altri 200 e passa milioni di euro allo Stato, che mi sembra pure gli stanno concordando. Quindi diciamo, anziché chiedere il fallimento, chiedono un lavoro competente, proposto e qualche portavoce disponibile. Allora, visto che abbiamo perso il 50% dei pezzi, io la chiuderei qui. Quindi grazie per essere venuti. Una cosa, date una mano al cassetto perché così siamo più.